Domenica d'Italia è solo a Vietri sul Mare al Caffè degli Artisti. Finisce la regina della notte, ma devo dire che dopo 20 anni di esperienza nel mondo della notte posso, come dire, coniare un altro che rappresenta invece il re della notte. Come dire, abbiamo anche una seduta molto comoda. Seduta c'è anche la scollatura. Posso essere un principe, ma non un re. Una simple area va benissimo, però non re. 8 anni sono serviti per renderti capace di realizzare e di ricostruire qualcosa di spettacolare. La Notte d'Italia è un gruppo sicuramente molto molto importante, ma sei riuscito ad avere in un'ora, noi siamo entrati a mezzanotte, in un'ora sono entrate migliaia di persone. Vabbè, non esageriamo, comunque centinaia di persone. È una serata molto bella, riuscita, qui al Caffè degli Artisti tutte le domeniche sono straordinarie. Ultimamente arrivano sempre tanta gente, molto selezionato come ambiente, però non dovete ringraziare solo me, ma anche altri ragazzi che collaborano con me, Spedito, Claudio, Alex. E un po' la telecamera, vai Guido! Ci sono loro che comunque... E poi in console abbiamo una console d'oro, possiamo dire. Devo farti i miei complimenti. I want you to take a broom. Quindi è importante ricordare che poi quel foglio fanno quello che vogliono il lunedì mattina, però la domenica sera obbligatoriamente devono essere qui. La domenica devono venire per forza al Caffè degli Artisti, perché ormai è la realtà di Salerno. 339 15 49 689, Vito, grazie. Caffè degli Artisti Vietri, noi vi aspettiamo ogni domenica, non mancate. Salutiamo tutti. Ciao, tutto bene? È iniziata la serata della grande, siamo arrivati noi ed è iniziata. Esattamente, è tornato grande il Caffè degli Artisti grazie alla fantastica organizzazione di Vito Baldi e ovviamente a una console fantastica con Peppe Nastri e Lello Fiorentino e Francesco De Chiara. Noi siamo qui, io e Carmine vi aspettiamo, non mancate. Un bacio. Ma guarda un po', sono felicissima di arrivare a Vietri sul Mare, comunque Costiera Amalfitana, incontrare te Nello, Fiorentino DJ qui, Caffè degli Artisti domenica sera, la domenica d'Italia. Sì, ormai, ciao, buonasera a tutti, prima cosa, ormai il Caffè degli Artisti ha la serata numero uno qui in zona, nel Salernitano non ce n'è per nessuno. Ma Nello, quando siamo arrivati era quasi circa la mezzanotte, eravamo un po' preoccupati, ma qui la vita della notte inizia davvero molto molto tardi, sì. E abbiamo scoperto che chi non si stanca di ballare arrivi tu in prima serata, anzi in seconda, in terza, in quarta. Allora, il Caffè degli Artisti non ha orari, qui si balla fino alle 4, fino alle 4 e mezza, fino alle 5, la gente non ha nulla da fare, sono tutti VIP, hanno i soldi, quindi sì, non hanno nulla da fare. La devono venire assolutamente ogni volta. Certo, non devono mancare, anche perché ci sono le telecamere di Night and Day, c'è Annabella che non manca mai ai nostri appuntamenti, quindi la domenica è numero uno e non mancate. Sì, ciao. La notte al Caffè degli Artisti, la notte è quella dell'Italia, quella dove tutti si possono divertire sino a notte inoltrata, inizia in console con Nello Fiorentino, ma naturalmente non si ferma perché è lunga e Peppe Nastri, che la sa lunga, è lì in console fino all'alba. Sì, fino all'alba, perché veramente io dico sempre che questa domenica degli artisti è un continuo del sabato notte, ormai non si capisce più se è domenica o sabato, qua alle 4 c'è ancora gente in pista che balla. Noi dobbiamo ammettere una cosa, che quello che è la moda, il glamour, sta trasformando le abitudini del mondo del popolo della notte, dunque al sabato sera sono un po' più i giovanetti che vogliono ballare, ma la domenica è quella un po' più per gli adulti.
Ma sì, la domenica è un po' più piglia dolce, un po' più selettiva. Quindi il caffè è la location adatta a questo genere di persone che ci vengono a trovare tutte le domeniche. Ormai è storica qua la domenica. Non dimenticando una figura fondamentale, io ne sono, come dire, quasi affascinata da queste quattro lettere. La prima inizia con la V e l'ultima finisce con la O. È grande Vito Baldi, devo fargli complimenti perché attualmente ha tutti i numeri che gli danno ragione. Oggi cosa ci presenti, per esempio? Vi presento il mio disco che è uscito venerdì 13 novembre e su tutti i portali Beatport, tutti i portali mondiali dell'house. Uscirà un altro disco, penso, in gennaio e sto producendo il terzo. E cerchiamo di seminare bene. Un bacio mamma, Giovanna e la bellissima Annabella. Ho dovuto andare 4 mesi in palestra per dover fare l'intervista con questo. Cioè è scomodo, non è? Fai vedere! Non ce la faccio, c'è un pochettino. Fai vedere! Ma guarda come ce l'ha, guarda. Fallo tu. Scomodo, non è una cosa. Lui ce l'ha già di suo, Tu devi andare in palestra. Io devo andarci un altro annetto e mezzo e poi vabbè. Ma comunque lui la domenica sta qua. Bando alle ciance, la domenica stai qua con il tuo personale, invito e saluto a tutti gli amici di Rai Ten Day. Venite ragazzi, ma soprattutto perché c'è Sara, ci stanno i ragazzi. Night and Day. Come fate a non venire al caffè degli artisti quando c'è Night and Day e c'è il bicipite di Peppe Nasca? C'è il bicipite, direi, di Peppe Nasca. I motivi fondamentali per venire al il bicipite di Peppe Nasca e Night and Day. Va bene, allora abbiamo detto tutto. Noi vi salutiamo dal caffè degli artisti, bacio. Quanti anni? 18. Non è vero. Quanti anni? 25. Auguri!